Stati colleghi supplenti soltanto a novembre addirittura. I ragazzi hanno fatto un orario provvisorio per 5-6 settimane. E questo, tutto questo è costato, cioè non è costato allo Stato, un risparmio di solo al base di 200.000 euro. Cioè ho fatto il semplice calcolo, le ore non di lezione effettuate, non effettuate, chiamando appunto, non chiamando i supplenti, c'è stato un risparmio solo al base di 200.000 euro, va bene? Sono soldi, magari rivestiamoli nella scuola. Io volevo soltanto dire che quando si arriva soltanto a pensare che chiudendo la scuola un paio di giorni prima, quindi allungando le vacanze di Natale, si può risparmiare sul riscaldamento e proporre questa come qualche cosa da adottare, cioè si è detto tutto, siamo oltre la frutta. Anche come genitori siamo preoccupati e scandalizzati. Questo governo, che non ha nessuna remora e nessuna perplessità a dare a pioggia soldi alle private, taglia continuamente le scuole pubbliche. Un taglio trasversale ovunque, e questa è l'ultima dimostrazione. Attaccare i professori, attaccare la scuola vuol dire attaccare il futuro dei nostri figli. Di tornare all'antichità, dove solamente chi aveva soldi e poteva permettersi l'istruttore privato, allora poteva accedere alla cultura, perché il sapere è potere, quindi senza cultura, senza sapere diffuso e pubblico e democratico non ci sarà futuro per la nazione e per i nostri figli. E quindi la risposta è solo questa, che come genitori noi ci siamo e ci saremo, perché vogliamo un futuro per i nostri figli. L'attivazione, diciamo, era stata anche presa in riferimento all'assemblea che abbiamo fatto precedentemente, l'assemblea d'istituto, dove ha parlato anche il professor Balboni, e interagendo, diciamo, anche con i rappresentanti di istituto si era parlato di una certa collaborazione che poteva avvenire per l'appunto fra le due parti che alla fine formano la scuola, ovvero gli studenti e i docenti. Ci sono anche custodi. Abbiamo deciso di aderire perché, anche se principalmente sono tutti fattori che riguardano appunto professori e custodi, quindi non direttamente noi studenti, ma dobbiamo essere consapevoli che la situazione dei docenti e dei custodi è strettamente di riferimento con la nostra, perché dal loro buon lavoro si vede anche i nostri buoni risultati. Allora, sicuramente siamo stati spinti anche dai professori, perché ci hanno espresso comunque le loro ragioni per le quali comunque aderivano a questo sciopero, e sicuramente, cioè, noi lo abbiamo fatto non solo per i tagli che sono stati fatti ai professori, ma anche e soprattutto al fatto che tutti i tagli che riguardano comunque lo Stato vanno a gravare sugli studenti e quindi sulla scuola, sui giovani e anche sul nostro futuro. Per quanto riguarda la situazione che abbiamo visto dentro la scuola, ovviamente i custodi non ci sono, quindi la situazione è controllata da alcuni professori e dal vicepreside, che non ce la fanno perché sono da soli a controllare tutti questi ragazzi, che sono tutti scoperti perché i professori hanno aderito allo sciopero e i ragazzi sono rimasti senza professori. Noi siamo entrati dentro e abbiamo visto. Molti genitori sono venuti a prendere i ragazzi perché i ragazzi, essendo scoperti, non fanno niente, sono venuti a scuola per fare niente e va a finire. La cosa da sottolineare sarebbe il fatto che l'istituto, come così la scuola italiana, dovrebbe comunque cercare sempre di dare la possibilità ai ragazzi di partecipare alla giornata scolastica, che ci siano uno sciopero, due scioperi, tre scioperi, 50 sigle sindacali che aderiscono, qualunque sia il numero di scioperanti in corso, la scuola dovrebbe garantire lo studio e la preparazione dei ragazzi anche in tali giornate, cosa all'interno di questo istituto non abbiamo potuto vedere con i nostri occhi, noi due e altre gente che siamo riusciti ad entrare, non è avvenuta.